Oh, eccoti qua, ti stavo aspettando. Intanto ho dato una ripulita qua al banco sega che non guasta mai. Allora, oggi ti parlo di 5 trucchi che utilizzo qua all'interno del mio laboratorio per facilitarmi un po' la vita, quindi agevolarmi le cose. 4 su 5 sono basati sull'utilizzo dei magneti. Magneti come questo. Questo ha un fuorellino nella parte centrale, ma vanno benissimo anche quelli tondi pieni. Tra l'altro, reperire questi magnettini non è stato facile all'inizio perché ho girato una ferramenta e 2 brico, non li ho trovati, allora sono andato su internet dove, come al solito, ho trovato quello che cercavo. Quindi se tu sai dove trovarli in un negozio fisico, magari scrivimelo qui sotto tra i commenti perché sono curioso davvero. Nel frattempo io qua sotto in descrizione ti lascio il link di dove ho acquistato questi, così se sei interessato sai dove trovarli online. Se hai un banco sega come il mio che non permette di abbassare il coltello divisore all'altezza della lama, ogni volta che andrai a effettuare un taglio cieco dovrai togliere il coltello divisore. Questa operazione ovviamente necessita di una chiave a brugola, almeno nel mio caso. Quindi essendo questa un'operazione dispendiosa in termini di tempo, almeno avere la chiave a brugola sempre a portata di mano diminuisce un pochino lo spreco. Per averla sempre a portata di mano ho messo qua sotto 2 magneti. E come vedi il fatto di aver messo 2 magneti mi permette di, senza neanche guardare, poter riporre o prendere la chiave a brugola. Per il secondo trucco giro il banco e ti faccio vedere dall'altro lato. Altro utilizzo molto comodo che faccio dei magneti, non tanto per risparmiare tempo ma più per questioni di sicurezza, è il fatto di avere sempre a disposizione 2 spingipezzo sotto il piano del banco sega. Ho incastonato 2 magneti direttamente all'interno degli spingipezzo in maniera che sia molto comodo sia riporli che prenderli all'occorrenza. Tra l'altro, per quanto riguarda la sicurezza, quando ci si approccia a un macchinario pericoloso come il banco sega, te ne ho parlato proprio qualche settimana fa in un video che ti lascio qua in alto tra le schede. Dicevo appunto che è assolutamente fondamentale avere sempre 2 spingipezzo a portata di mano. Inutile averli a 2 metri di distanza, bisogna averli sul luogo di lavoro. Quindi questo metodo secondo me è veramente il top. Anche in questo caso, come prima, non devo neanche guardare sia nel riporre che nel prendere lo spingipezzo perché so già che sono qua sotto, hanno 2 magneti che garantiscono un'ottima presa. Ok, rimettiamo a posto gli spingipezzo e passiamo al terzo trucco. Se mi segui da qualche tempo sai che questa è la slitta che mi sono realizzato per eseguire tagli obliqui. Il video della realizzazione te lo lascio qui in alto tra le schede. Spesso mi capita di dover effettuare questi tagli obliqui in serie, quindi tutti uguali uno all'altro. Per farlo incollo, come in questo caso alla slitta, dei pezzi di scarto con della colla a caldo in modo che poi potrò anche rimuoverli. In questo modo potrò mandare in battuta il pezzo di legno in lavorazione e eseguire i tagli tutti uguali uno all'altro. Facciamo una prova con questi 2 listelli. Come puoi notare, i 2 tagli sono venuti perfettamente uguali e se avessi dovuto ripeterne degli altri non avrei avuto problemi. Alcuni morsetti, come ad esempio questo, hanno le ganasce rivestite con una protezione di gomma dura per evitare di rovinare il legno quando si va a serrare. Altri invece sono sprovvisti di questa protezione, quindi quello che solitamente si va a fare è realizzarsi dei pezzi sacrificali di legno, in questo caso multistrato, da interporre tra il pezzo in lavorazione e le ganasce del morsetto. Personalmente posizionare questi pezzi sacrificali è un'operazione che trovo abbastanza scomoda e fonte di perdita di tempo. Infatti quando si va a serrare spesso questi pezzi si continuano a muovere ed è difficile tenerli fermi nella posizione corretta. Ho pensato quindi di realizzare 2 blocchetti che abbiano circa la dimensione delle ganasce, all'interno dei quali posizionare uno o più magneti in modo che facciano presa sulle ganasce stesse. In questo modo avrò sicuramente un aiuto in più durante la fase di serraggio che mi permetterà di mantenere i pezzi in posizione molto più facilmente. Praticamente è lo stesso principio che avevo utilizzato nel realizzare questi 2 blocchetti di multistrato con inserito all'interno 2 magneti per proteggere le ganasce dalla morsa. Anche in questo caso ho realizzato un video e se sei interessato a visionarlo te lo lascio qua in alto tra le schede. Se anche tu hai realizzato diversi incollaggi prima di oggi, ti sarà sicuramente capitato di dover sbattere il flacone quando la colla rimasta è poca e quindi si è depositata tutta sul fondo.
Questa operazione io la trovo davvero scomoda e tra l'altro è un'operazione che va ripetuta ogni volta che, appoggiando il flacone, la colla si rideposita sul fondo. Per evitare queste perdite di tempo, soprattutto se sto realizzando molti incollaggi a breve distanza l'uno dall'altro, ho pensato che è più intelligente riporre il flacone al posto che a testa in su, a testa in giù, in modo che la colla rimanga sempre verso la parte del beccuccio. Per farlo mi basta realizzare un foro che abbia il diametro pari alla testa del tappo del flacone, in questo caso 10 mm. Il foro lo faccio in un pezzo di legno che abbia una base abbastanza larga in modo che il flacone, una volta posizionato, non si ribalti. Quindi punta da 10 mm e vado a fare questo foro. Il video di oggi termina qui, fammi sapere con un like se ti è piaciuto e se vuoi vedere altri video come questo scrivimelo qua sotto tra i commenti che cercherò di realizzarli. Fammi sapere sempre tra i commenti se hai altri consigli e trucchi per facilitarci la vita all'interno del laboratorio. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e spunta la campanella, così ti arriverà una notifica ogni volta che uscirà un video e non te lo perderai. Per stare con me anche durante la settimana ti invito a seguirmi anche su Facebook e Instagram, trovi tutti i link qua sotto in descrizione. Per oggi è tutto, ti auguro un buon fine settimana, noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Di seguito i sogni e hasta luego.